ad esempio l'anno è il 2017, ma in realtà per noi è il 1964. Proseguendo nei numeri, potremmo anche dire che in quel 1964 accaddero un sacco di cose, cioè un sacco di cose accadono durante qualsiasi anno, ma in quel 1964 ne accaddero di particolarmente eclatanti, soprattutto in una palestra a Miami. Ma di tutto questo parleremo dopo, perché in realtà noi questa sera vogliamo raccontare la storia, o almeno alcune storie, su un grande cantante chiamato Sam Cooke. It's New York with me, yeah. It's Chicago with me, yeah. It's London with me, yeah. Showing it the fun. Hey, the game's all here. We gonna swing as one. How you like me? Il programma era un celebre programma televisivo di quel periodo, lo Steve Ballard Show, e a un certo punto arrivano loro due. Allora, quello a destra, che tra l'altro aveva una con la camicia a strisce, in quel periodo era conosciuto come Cassius Clay, e quindi stava in televisione insieme a un suo grande amico, che era quello a sinistra con la giacca, la cravatta e la camicia, che si chiamava Sam Cooke. Io credo che ognuno di voi considerasse un privilegio cantare accanto all'altro, ma a suo modo ognuno di voi considerasse un privilegio che qualcun altro cantasse con lui, perché uno era Sam Cooke, era nato senza alcun merito, con una delle voci più belle mai sentite nella storia della musica leggera. L'altro aveva degli altri doveri. E a questo punto credo che sia opportuno ascoltare almeno una canzone di Sam Cooke. Del 57. Del 57. 60 anni fa esatti. Detto questo, Sam Cooke nasce in un posto in realtà sconvolto dal Mississippi, che si chiama Clarksdale, ed è un posto famoso nella storia della musica perché si trova esattamente nel cuore di un'area geografica che va da Pittsburgh nel Mississippi e arriva fino a Memphis, Tennessee. Sono esattamente, se non sbaglio, 258 km lungo il Mississippi, e Clarksdale è la città dove negli anni 20 e 30 nacque una scuola artistica e di vita che prese il nome di Delta Blues. E in particolare c'è una canzone che è rimasta famosissima, che uno non può credere prima di un certo momento non esistesse. E tutto ciò ovviamente è un mondo meraviglioso, con la sua voce assolutamente sì. Wonderful world. History. Don't know much biology. Un altro dei suoi, come dire, conoscenti, amici e studenti di quel periodo è appunto Malcolm X, leader dei Musulmani Neri, e poi all'improvviso, ma neanche tanto, arriva quello che Sam Cooke definì quel fottuto ragazzo ebreo secco. Fottuto ragazzo ebreo secco era Bob Dylan. Detto questo, Sam Cooke decide che anche lui vuole fare la sua Blowin' in the Wind, ma soprattutto vuole fare la Blowin' in the Wind per la sua gente, e quindi scrive il suo capolavoro, che è una canzone intitolata A Change Is Gonna Come. Brevi cenni sull'opera, cioè su questa canzone splendida. Beh, lui riesce a mettere in 3 minuti e mezzo gran parte della sua storia. E l'altra cosa altamente drammatica di questa canzone è che lui a un certo punto canta ho paura di vivere, e al tempo stesso ho paura di morire perché non so che cosa troverò lassù in cielo. E questa frase assumerà un valore importantissimo, purtroppo, e altamente drammatico, pochi mesi dopo che Sam Cooke in studio incide appunto la sua Blowin' in the Wind, o meglio, incide la sua A Change Is Gonna Come. Thank you.
questa canzone qua, che poi canterà anche Otis Redding e tanti altri ancora, è intitolata Shake. Vi auguriamo una straordinaria serata, una splendida domenica. È stato un piacere, Presley Harris. Ciao!